Biagio Privitera, manager della Procter & Gamble catanese, manager brillantissimo di una multinazionale, ma anche Biapri, un logo che è diventato ormai famosissimo in tutta Italia, direi anche in tutta Europa, un logo collegato all'Inter, all'internazionale, alla squadra di calcio, al club calcistico dei più conosciuti, storici, apprezzati in Italia e anche all'estero. Come si sposano queste due immagini completamente diverse per certi versi, ma anche con tanti punti in comune? Biapri e Biagio Privitera. Sì, questa è la domanda che ricevo più di frequente, perché sorprende avere un youtuber appassionato, tifosissimo, che vado a tutte le partite, ne ho fatte 42 consecutive, con un manager che ha posizione di responsabilità in una grande multinazionale. In effetti quello che unisce le due cose è la passione per quello che faccio. Io vivo il mio lavoro in una grande multinazionale con estrema passione, cerco di trascinare la mia squadra di lavoro a vincere le sfide lavorative, la stessa passione che ho per l'Inter, per cui tifo da quando ero un ragazzino. Parlando della professione, hai fatto, ci diamo del tu perché ci conosciamo da appena 50 anni, forse anche di più, quindi evitiamo la finzione scenica del lei in televisione, in video, e hai tenuto una brillantissima lezione, parlando proprio della tua esperienza di manager, all'Università di Catania, nella facoltà di Economia, invitato dal professore Rosario Faraci, una classe di circa 150 studenti che ti ha seguito con grande attenzione. Sei stato per loro anche un'opportunità di confrontarsi con l'esperienza del mondo del lavoro, quello serio, uscito da una facoltà universitaria. Sì, innanzitutto ringrazio il professor Faraci, perché è stato davvero un invito che ho accolto con estremo piacere. Io lavoro da 33 anni in una grande azienda come la P&G, e avere l'opportunità di condividere le esperienze, i learnings di questi anni con giovani generazioni è un'opportunità bellissima. Tra l'altro ho trovato una classe estremamente attenta, preparata, hanno fatto domande estremamente varie, sono state due ore molto intense in cui spero di aver dato qualcosa, ma sicuramente ho ricevuto anch'io molto, e quindi mi ha fatto estremamente piacere. In più Catania è la mia città natale, quindi l'opportunità di tornare a parlare all'università della città in cui sono nato è stato un enorme piacere. Viaggi tantissimo per lavoro, ma viaggi tantissimo anche per il tifo, segui l'Inter ovunque. Sì, come dicevo prima, sabato sono a Cagliari, sarà la mia 43esima partita consecutiva, quindi praticamente dall'ottobre 2016 non ho perso una singola partita. Io ho responsabilità al lavoro per Italia, Spagna e Portogallo, quindi durante la settimana sono un pendolare tra queste nazioni, quindi conciliare le diverse cose non è semplicissimo, ma come dico ai miei, sul lavoro sono il direttore logistica della P&G per Italia, Spagna e Portogallo, se poi non riesco a gestire la logistica dei miei viaggi non sarei credibile. La tua passione per l'Inter, per il calcio che abbiamo, come dire, temperato nel tempo insieme, anche se su sponde diverse per quanto riguarda il tifo, ti impegna talmente tanto, ti ha dato tanta visibilità che addirittura il tuo logo Biapri, appunto Biagio Privitera, è diventato un social brand ormai commercializzato, tra virgolette, perché non è a scopo di lucro, un po' in tutta Europa ma anche all'estero. Sì, assolutamente, ti ringrazio di aver specificato, perché questo è quello di cui sono molto orgoglioso e che è caratteristico di tutta la mia attività nel campo del social, assolutamente no profit, fortunatamente ho un buon lavoro, mi permette di vivere, quindi tutto quello che faccio nel mondo del calcio, a differenza della maggior parte di youtuber, è assolutamente no profit, senza alcun tipo di guadagno, anzi c'è un investimento notevole per andare a tutte le partite, ed è una cosa che è cresciuta man mano sui vari canali, è cominciata su YouTube, poi su Facebook, poi su Instagram, e Biapri con il suo logo particolare, di cui ho avuto il piacere di darti ieri la maglietta di Biapri, che rappresenta proprio un volto sorridente, e il modo in cui intendo vivere il calcio, con passione, sono tre elementi: passione infinita, rispetto per tutti gli avversari e vivere il tutto sempre con un sorriso. In fondo parliamo di calcio, quindi vivere con passione ma senza mai drammatizzare eventuali sconfitte. Sul tuo canale YouTube arrivano tanti complimenti anche da tifosi delle squadre più avversarie, se si può dire questo termine, dell'Inter, non solo per la qualità tecnica dei tuoi video, ma anche per questa filosofia del buon tifoso, direi, che è una filosofia da esportare il più possibile in un calcio e in un'Italia che vive tante esasperazioni in questi ultimi anni, che accentua tutte le varie realtà della società. Quindi ti fare positivamente, ti fare in modo corretto, ma sempre rispettando anche l'altra squadra.
Sì, assolutamente, questa devo dire una delle cose che mi dà più soddisfazione. Ovviamente sono molte decine di migliaia i follower interiste, i tifosi interisti che sono la grande maggioranza, ma la cosa che mi fa piacere è che ho anche un discreto numero di tifosi di altre squadre, e il complimento più ricorrente che mi fa piacere è quando mi dicono: guarda, io tifo per un'altra squadra, tifo per la Roma o per il Napoli o anche per la Juve, che è incredibile nel mondo del calcio. Dice: però ho scoperto il tuo canale, mi piacciono molto i tuoi video. Dice: mi dispiace solo che non esiste un Biapri della Roma o un Biapri del Milan. Questo lo considero un complimento che mi fa molto piacere. E non è esportabile un Biapri in un altro club, in un'altra tifoseria? Come ci sono i gemellaggi fra le società di calcio, potrebbe essere un po', come dire, il Vangelo calcistico positivo da esportare in altre realtà, in altre curve, in altre tribune, in altri stadi. No, ma assolutamente, e probabilmente nel tempo non escludo assolutamente, quello che faccio non è che è unico e non è ripetibile, è sicuramente ripetibile. Diciamo che ci vuole una combinazione di elementi: uno, la disponibilità di tempo e talvolta anche economica per poter andare tutte le settimane a tutte le partite, che ti assicuri è abbastanza impegnativo. Accoppiato, io ho una grande passione per la fotografia, ho una grande passione per il video e il video editing, metto insieme tutte queste cose preparando qualcosa che è abbastanza unico, ed è abbastanza unico perché YouTube è un mondo di video brevi, di video la gente non ha tempo. I miei video sono assolutamente anormali per il mondo di YouTube, durano 40 minuti. Quando ho iniziato ho detto: ma sei folle, chi seguirà mai un video di 40 minuti? Eppure ogni settimana sono decine di migliaia di persone che lo vedono. Quello del derby è stato era un film, un'ora e 20 minuti, l'hanno visto 90.000 persone. Ma possiamo dire che il tuo iperattivismo in curva ha un po' preoccupato anche l'Inter, il club ufficiale? E no, non direi che è preoccupato l'Inter. Sì, diciamo, ho un buon supporto, conosco ormai chiaramente molti dirigenti dell'Inter, soprattutto degli Interclub, e sicuramente apprezzano molto lo spirito con cui lo faccio. C'erano alcune preoccupazioni per eventuali diritti, perché ci sono spezzoni, non tutta la partita, spezzoni di partita, però in tutto è soltanto una parte relativa rispetto al video in cui io cerco di ricreare l'intera atmosfera. Io non faccio le azioni del gol e basta, io ricreo l'atmosfera di una trasferta, ricreo l'atmosfera della curva, ricreo l'atmosfera dei tifosi che fanno migliaia di chilometri dalla Sicilia o dalla Calabria, dalla Puglia, per arrivare fino a Milano a seguire la trasferta, e soprattutto faccio tutto questo assolutamente senza alcun fine commerciale o di profitto, e quindi l'Inter supporta, diciamo, informalmente che lo faccia. Nella secolare storia dell'Inter, un nome su tutti? Me l'hanno chiesto anche recentemente in un'altra trasmissione, e rispondo nella stessa maniera: per me è Sandro Mazzola. Tra l'altro io e te siamo della stessa generazione, quindi così come se chiedessi a te tu risponderei senza nessun dubbio Gigi Riva, rombo di tuono. Il mio idolo è stato fin da ragazzino Sandro Mazzola, e lui, tifavo per lui quando ero ragazzino, l'Inter in Coppa dei Campioni, e l'ho seguito quando andai in nazionale, la famosa staffetta con Rivera, e l'ho sempre considerato un modello, sempre nell'Inter una bandiera. Quindi sicuramente se c'è un nome è Sandro Mazzola, il secondo nome ovviamente più recente è Capitan Zanetti, un'altra bandiera di cui ho un rispetto assoluto. Fra i tanti impegni di lavoro e di tifo per l'Inter, hai anche il tempo di seguire il Catania, che è la squadra della tua città? Assolutamente, tra l'altro un altro ricordo che ho con il mio amico Daniele: andammo insieme, secondo me l'82, uno pareggio a Roma tra Catania, Como e Cremonese, erano tre squadre per un posto ed eravamo presenti. Quindi sicuramente il Catania è la mia seconda squadra, io tifo sempre per il Catania eccetto quando gioco con l'Inter, quindi in quel caso lo devo riconoscere. Sono venuto qui a Catania quando abbiamo vinto 3-0, quando abbiamo vinto 3-2, ero in settore ospite, quindi io tifo sempre per il Catania tranne quando è con il primo amore, che l'Inter. Spero vivamente che il Catania possa tornare in Serie B, e onestamente spero che subito dopo torni in Serie A, perché sarà un piacere tornare a Catania per andare. Andiamo magari insieme, poi ci dividiamo. Tu vai in tribuna stampa, io vado in settore ospiti per Catania Inter. I tifosi catanesi ricordano un Catania Inter 3-1. E io non c'ero, vedi, Biapri in genere porta bene, quindi quell'anno mi sa che o ero fuori o ero all'estero. I due anni che sono venuto qua al Massimino sono stati il 3-0 e il 3-2, tra l'altro un 3-2 clamoroso, è uno dei miei video più visti, ti ricorderai, il Catania vinceva 2-0 e inizio secondo tempo ebbe la palla clamorosa del 3-0 che fa lì, il calcio chi sbaglia poi viene punito, e l'Inter rimontò clamorosamente con una vittoria 3-2, forse un po' immeritata, ma il calcio è fatto così. La frase che ripete e concludiamo dopo ogni partita dell'Inter, anche in quelle
sfortunate e che credo che ogni tifoso dovrebbe imparare a memoria. Sì, abbiamo uno slogan che è proprio dietro anche la maglietta di Biapri, che Forza Inter sempre e comunque. È troppo facile essere tifosi della propria squadra quando le cose vanno bene, si è troppo pieni di tifosi occasionali che salgono sul carro del vincitore. La mia filosofia è che il vero tifoso si vede nel momento della sconfitta, quando la squadra perde tu continui a sostenerla comunque, perché vuoi bene a quei colori, vuoi bene a quella squadra e speri che la partita successiva vada meglio, quindi sempre e comunque. Concludiamo facendo vedere una maglietta speciale dell'Inter. Assolutamente, questa è la maglia con cui normalmente vado allo stadio, non è la maglietta di Biapri che ti ho dato ieri, ma è la maglietta proprio dell'Inter con cui vado, e sono il mio nome, Biapri, e il mio numero 58. Tra l'altro, per chi di voi va sui social, andate su Instagram Biapri58, è il mio canale Instagram, YouTube Biapri, Facebook, i video interisti di Biapri. Vi aspetto, se siete tifosi dell'Inter, diventate follower di Biapri, se non lo siete, diventate comunque amici di Biapri. E vi chiama il calcio pulito, in cui ci si rispetta e ci si diverte insieme.